Cari fratelli e sorelle spirituali, ben ritrovati in questa domenica 3 maggio 2020. Quest'oggi il santo principale che andiamo a prendere in considerazione è San Giovenale di Narni. Pochi sono i dati biografici su Giovenale, mentre sicure sono quelle che riguardano il suo culto. Il codice Bernense del martirologio gerominiano lo ricorda il 3 maggio unito ai tre martiri della Via Nomentana e delle Omelie in Evangelium, ricorda un vescovo di Narni di nome Giovenale, qualificandolo martire. I martirologi di Flore e di Adone lo menzionano con questa indicazione: Natale Sancti Juvenalis Episcopi et Confessoris. Di Giovenale esiste inoltre una vita scritta dopo il secolo VII di scarso valore storico, secondo cui egli era di origine africana e ordinato da Papa Damaso, fu primo vescovo di Narni. Sempre secondo questa vita, fu sepolto alla porta superiore della città sulla via Flaminia. Il sepolcro di Giovenale, su cui fu costruito un oratorio attribuito al suo successore Massimo, fu molto onorato nell'antichità e si conserva tuttora nella cattedrale di Narni. L'iscrizione non è antica, forse contemporanea alla vita. Nel IX secolo il corpo di Giovenale fu trafugato insieme con quello dei santi Cassio e Fausta e trasportato a Lucca, ma in seguito fu restituito a Narni. Fossano, Narni Bastone Pastorale, a Narni in Umbria, San Giovenale, venerato come primo vescovo di questa città. Ciao a tutti.